con le plastiche biodegradabili noi facciamo prodotti di largo consumo, come ad esempio i sacchetti per la frutta e verdura, o prodotti professionali come i teli di pacciamatura per l'agricoltura. Tutti possono essere smaltiti in modo alternativo. I prodotti di plastica non biodegradabili, quindi quelli tradizionali, non possono essere smaltiti, per esempio, con i rifiuti di cucina, perché da una parte il cibo è incompatibile col riciclo della plastica, non si può riciclare della plastica sporca di cibo. Dall'altra, il sacchetto di plastica che non è biodegradabile e finisce nell'impianto di compostaggio crea un problema, perché non è adatto a quel tipo di riciclo organico. Quindi la plastica tradizionale e il cibo insieme non vanno bene per quanto riguarda il riciclaggio. Però se io uso sacchetti di plastica biodegradabili come il Mater-B per fare questi sacchetti per la raccolta del rifiuto di cucina, allora il contenuto, cioè il cibo, i rifiuti di cibo e il contenitore, il sacchetto, condividono questa caratteristica, cioè la biodegradabilità, e possono essere smaltiti insieme in un impianto di compostaggio andando a formare compost di qualità.